Cari amici, buongiorno. Oggi 23 maggio 2022 ci troviamo davanti a tutte le procure d'Italia per commemorare Borsellino e Falcone e per sostenere i magistrati onesti che vogliono intervenire applicando le leggi, la Costituzione e avviare tutti gli arresti immediati di tutte quelle persone appartenenti al golpe politico-giudiziario che da 30 anni sta sodomizzando l'Italia. Con questo intento io sono qui al Suan Luan Park di Phuket per dare il mio contributo energetico e suggerire a coloro che vogliono una meditazione seduta o in piedi. La meditazione seduta si può fare, come ho già spiegato in altri video, inspirando. Immaginate, visualizzate amore e giustizia, quindi visualizzate la cosa più bella, la mamma, il vostro compagno, l'amore per un animale che avete in casa. E giustizia, visualizzate questi magistrati coraggiosi che finalmente apriranno la famosa valigia blu. E espirando gioia e gratitudine. Quindi tipo 5 secondi, amore, giustizia con gioia e gratitudine. Mentalmente questo lavoro va a dare energia alle egregore di riferimento. Però oggi facciamo una meditazione in piedi di Qigong perché cogliamo l'opportunità, visto che siamo davanti ai presidi, oltre a distribuire volantini, possiamo raccogliere dall'universo energia e mandarla sempre nelle egregore di appartenenza a giustizia e legalità. E anche salute, perché abbiamo bisogno anche di quella. E il Qigong è l'arte di coltivare e maneggiare l'energia cosmica. Ci sono dei video sul mio Facebook per gli approfondimenti. E adesso partiamo con la meditazione di oggi. Chi vuole può seguire. Amore. Non so se da lì si sente, però il nostro corpo è fatto di energia e quando noi riusciamo a smuovere questa energia riusciamo anche a raccogliere. Quindi questi sono tutti esercizi per l'energia. Qui ci sono dei centri, dei meridiani molto importanti, quindi noi abbiamo chi vuole può fare quello. E tapping. C'è un importante centro che possiamo massaggiare in questo modo e poi possiamo sempre. Questo è per aprire. Poi qui dietro la
chiamano la porta della vita. Molteplici benefici, andiamo a massaggiare anche tutti gli organi interni e andiamo a, come una pompa, a smuovere l'energia che c'è in tutta la colonna vertebrale e che quindi muovendosi si rigenera, diventa più efficiente, collabora con le altre energie. I polsi sono molto importanti. Massaggiando i polsi in questa maniera, noi andiamo a fare un massaggio benefico ai reni. La maggior parte dei nostri problemi è causato dal malfunzionamento o dal funzionamento parziale dei reni. Allora, così noi li massaggiamo e li portiamo energia benefica. Altro punto qui che possiamo premere anche mentre balliamo, se vogliamo, qui lungo l'osso dell'indice, diciamo, dove si va ad incontrare con dove c'è l'angolo un po' prima, se voi provate sentirete che c'è un muscoletto che forse fa male. Se non fa male vuol dire che state perfettamente in salute. Se fa un po' male, massaggiate. Massaggiare. Quindi stiamo danzando per sciogliere tutto, per avere il corpo aperto all'energia. Portiamo le mani sopra la testa, così diamo anche l'energia che c'è sopra la testa, viene spinta, invitata a entrare nel nostro. Certo, immagino che se una persona ignorante che non sa mi vede davanti a un presidio fare così potrà pensare qualsiasi cosa, ma noi non dobbiamo importarci di quello che pensano gli altri, dobbiamo importarci di riuscire a manifestare la miglior parte di noi stessi, la versione migliore di noi stessi. E quindi, portando attenzione nel corpo, sviluppiamo consapevolezza, sviluppiamo osservazione, attenzione,
e ci prepariamo, gettiamo le basi e la struttura per creare una vita meravigliosa come la vogliamo noi, dato che siamo creatori e abbiamo il dono di vita. Adesso la frase magica: l'universo è in me, io sono nell'universo, l'universo ed io partecipiamo alla creazione insieme. Giustizia e legalità. Se avessi in mano una palla e con un sorriso stampato sul viso, che fa anche rima, portando sempre con le ginocchia leggermente appese. Ah, mi sono dimenticato di dirvi, ve lo dico adesso perché chiacchieravo. Durante il bouncing, che in italiano ho chiamato balletto, durante questo, inspiriamo dal naso ed espiriamo dalla bocca. Mentre quando facciamo l'esercizio vero e proprio, apriamo leggermente anche le dita delle mani e le piegiamo leggermente le ginocchia, poi guidati sempre dai gomiti, andiamo al suolo. Cerchiamo di sentire in questo movimento lento tutta l'energia che attraversa il nostro corpo. Il naso, io ogni tanto lo faccio anche, qualcuno si può fare anche con la bocca se c'è bisogno di rilassare un po' di più, no? Però una volta, poi per il resto usiamo il naso. Succedere che la nostra mente vaghi e noi la riportiamo all'attenzione, al respiro e a tutte le sensazioni del corpo, cercando di tenere leggermente il peso un po' più in avanti su tre quarti di pieno e le ginocchia che si protettono quando inspiriamo e risalgono. Thank you.
io provo anche ad alzarmi sui due palci con tutte le vicissitudini che mi fanno fatica, ma chi ci riesce? Bene, quello potete continuare a farlo per ore, però 20 minuti almeno. Questo è un esercizio che abbiamo fatto ad occhi chiusi. E va bene. Spieghiamo un po' le mani. Non so quanto duri la batteria, per cui accelero perché voglio mostrarvi altre cose. E ci massaggiamo la faccia. Massaggiamo la faccia. La testa. Siamo le orecchie, ci tiriamo i dodici. Faccio anche questo esercizio preparato da una ragazza molto brava. Poi massaggiamo la zona dove sei fatti, dell'albero, perché prenderemo la posizione di un albero e sfrutteremo anche gli occhi aperti per fissare l'orizzonte. Se noi fissiamo l'orizzonte, oltre a focalizzarci, sviluppiamo, alleniamo anche la vista. Se riuscite a farlo la mattina presto, appena sorge il sole, nella prima ora, e guardate fisso negli occhi il sole, avrete un grande beneficio di energia. Infatti io recentemente ho fatto un post scritto "I catch every day the first sun ray", prendo ogni giorno il primo raggio di sole. Bene, allora, dopo aver fatto il saluto come prima, presa questa posizione, andiamo, siccome abbiamo già fatto gli esercizi, non servirebbe, però per chi non ha ancora fatto niente fa solo questo, perché questo è un altro esercizio. Facciamo dei piccoli, una piccola premessa per preparare il corpo. Quindi focalizziamo sul centro degli arti, il peso del corpo leggermente in avanti, le quarte del piede, quasi come se sotto i talloni passare una forza senza schiacciare, le ginocchia leggermente piegate, le braccia leggermente aperte, le spalle rilassate, le dita.
respiriamo. Io dovrò tenere gli occhi chiusi perché sta venendo fuori il sole ed è troppo alto adesso per guardarlo. Inspiriamo lateralmente tre quarti. Un pochino i muscoli interni delle gambe come se volessimo tenere una penna in mezzo dove la gamba si unisce. Una penna perché ci sono delle energie che passano e quindi noi esattamente, non è che dobbiamo stare sempre con questa tensione, ma nel corso della posizione statica, dei micro movimenti, che io adesso vi faccio vedere in maniera esagerata, che sono ispirando, essere talmente minimo un movimento che non si percepisce.